ragazzi, QuixWill, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 online. Come potete vedere siamo all'interno del nostro ufficio della Secure Serve con un botto di gente. Ma oggi non andremo né ad esportare la merce, neanche a recuperare la merce, ma come avrete letto dal titolo andremo ad acquistare l'Insurgent Pickup per poi modificarlo al massimo con le nuove modifiche che sono state aggiunte 2 giorni fa. Quindi andiamo immediatamente qui. E dove cavolo sta l'Insurgent Pickup? Eccolo qua, $1.350.000. Ok, acquistato, meno $1.350.000, perfetto. Adesso aspettiamo solamente che arrivi. Comunque sia, raga, mi raccomando, superiamo assolutamente 100 like se volete altri video di questo tipo dove andiamo a modificare i nuovi veicoli. Mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccatelo all'infinito finché non diventa blu. E inoltre condividete il video come tematico con i vostri amici e iscrivetevi al canale per nuovi video. Allora, se vi state chiedendo perché ho acquistato l'Insurgent Pickup proprio adesso, a parte perché sono state aggiunte le nuove modifiche, e poi tra l'altro acquistando l'Insurgent Pickup e modificandolo per l'appunto in quel modo lì, si può mettere all'interno del garage personale, mi sembra. Quindi alla grande, perfetto, confermiamo che il veicolo Insurgent Pickup è disponibile presso la Pegasus. Allora, chiamiamo la Pegasus. Allora, dove cavolo sta l'Insurgent? Eccolo qua, Insurgent Pickup, me lo dai? Dove cavolo me l'ha messo? Scusatemi, non lo vedo sulla mappa. Ah, ok, qua. Qua c'è il nostro Insurgent Pickup, $1.000.000 di roba. Non l'avevo mai acquistato per l'appunto perché a me i veicoli della Pegasus mi danno fastidio, perché uno me li spawna dove cavolo vuole lui, poi certe volte mentre ci arrivo me li sposta, e a me sta cosa mi ha sempre dato fastidio. Allora, chiamiamo il nostro centro operativo mobile, perché si può modificare solo all'interno del centro operativo mobile. Ah, ok, me l'ha spawnato qui vicino, alla grande. Guarda lì, giusto per metterci qui il cavolo di coso, va bene. Allora, entriamo all'interno. Posso modificare sto veicolo? Ok, sta entrando. Ok, ed eccolo qua. Modifica il veicolo rendendolo una variante custom e accedi a nuove armi, corazze, livree mimetiche e altre modifiche. Con questa modifica verrà anche installato un segnalatore rendendo questo il tuo veicolo personale. Perfetto. Modifica Insurgent Pickup Custom, $202.000. Mamma mia. Ok, solo per fare questa modifica $202.000. Va bene, blindatura. Blindatura pesante. Che cavolo c'è? Cioè, scusami, la blindatura pesante che cavolo ha? Ah, ovviamente non me la fa vedere perché si sblocca tramite la ricerca del bunker. Allora, nessuna no. Blindatura veicolo leggera, blindatura veicolo media. Mettiamo la media, che è il massimo. Freni, li mettiamo. Motori, li mettiamo, non li imbrettiamo. Clacson, vabbè, ci posso mettere i clacson ignoranti. Ma sinceramente ci metto quello da camion. Luci, alloxeno, kit neon, schema neon, li mettiamo. Poi vediamo il colore. Livrea. Allora, che livrea abbiamo? Vediamo un attimo che livrea ci abbiamo. Questa qui è bella. Anche questa non è male. Anche questa non è male. Vabbè, dai, sono tutte mimetiche. Vabbè, queste qui si devono sbloccare. Mettiamo questa moderna pentacolare. Le targhe, ho creato la targa nuova, ma ancora non me la dà, non so perché. La mina di prossimità non la posso mettere. Verniciature. Allora, vediamo un attimo cosa riusciamo a fare con le verniciature. Mettiamo le verniciature opache, perché in teoria con sto veicolo ci sta un botto l'opaco. Lo farei tutto bianco e nero. Vediamo un attimo come cavolo ci sta. Se no, guardate che bello così con il blu profondo. E c'è il bianco, c'è il nero. È bellissimo. Oppure anche giallo. Sapete che non è male. O arancione. Ci sta veramente di tutto. Raga, io la faccio così. Arancione e nera. Guarda lì che bella che è. Sospensioni. Vabbè, la abbassiamo al massimo. Trasmissioni li mettiamo pure. Pure turbo si mette anche. Armi, posso anche cambiare la torretta, però devo sempre completare il progetto al bunker. Sti cavolo di progetti al bunker sono veramente lenti, se no già, mamma mia, oh. Se ci metto questi cerchioni qui quando diventa ignorante la situazione. Ragazzi, devo per forza mettere un cerchione da SUV. Ci vado a mettere questi, raga, guardate. Vediamo un attimo il colore, come lo posso fare. Allora, il colore mi modifica. Ah, ok, quindi in teoria se lo metto nero va bene. Sì, dai, mettiamolo nero.
Design pneumatici con la scritta. Mamma mia quanto è ignorante sto veicolo. Già sono antiproiettile. E il fumo arancione ovviamente. Finestrini, ah posso anche mettere finestrini oscurati così a caso. Ah, sono già finite le modifiche. Allora aspetta un attimo che devo mettere solamente la luce, ovvero il neon. Quindi il colore del neon a questo punto deve essere arancione. Mamma mia, abbiamo finito. Ma quanto è ignorante sto veicolo. Esci, esci dal centro operativo mobile. Mamma mia, raga, guardate che che roba è sto coso. No, vabbè, spettacolare. Immaginate a metterci la torretta quella modificata, le mine e la corazza quella super mega iper mega blindata. C'è devastante, veramente, oh. L'unico problema è che veramente, oh, cioè per mettere quella torretta devi completare le cose del bunker. Ed è veramente una palla completare quelle cose, perché veramente ci metti una vita, a meno che non paghi. Ma mi sembra che costa $220,000 circa per completare una ricerca senza dover aspettare. E intanto qui è il GTM, mi chiama e mi dice che mi stanno derubando lo stabilimento. Vabbè dai, testiamo questo nuovo veicolo in questo modo qui, eh. Ok, siamo arrivati a destinazione. Vediamo un attimo come cavolo si comporta questo insurgent. Vediamo un attimo se fa devastazione. Mamma mia, ha già tirato giù l'elicottero. Ma voi ve lo immaginate con la blindatura quella al massimo? Con le mine, con la mitraglietta quella iper mega assurda. Cioè diventa veramente un qualcosa di incredibile. Cioè abbiamo già distrutto tutti? Ah no, ok, dobbiamo prima fermare là il furgone. No, mi hanno distrutto il carico. Cioè praticamente sto tizio mi ha distrutto i lavoratori. E vabbè, è dovuto andare così. Però comunque sì, è veramente devastante. Questo Insurgent Pickup Custom è una macchina da guerra assurda. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo acquistato l'Insurgent Pickup e l'abbiamo fatto diventare una vera bestia con la nuova versione del Pickup Custom. Quindi mi raccomando, superiamo assolutamente 100 like se volete altri video dove andiamo appunto a modificare i nuovi veicoli. Inoltre mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccate sul video finché non diventa blu e condividete il video come davanti con i vostri amici e iscrivetevi al canale per nuovi video. Qua sotto nei commenti scrivetemi cosa ne pensate di questo Insurgent Pickup Custom. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook al gruppo di Instagram, mi ricordo sotto iscrizione, iscrivetevi al canale per nuovi video. Questo video è tutto, bella raga.